Buongiorno a tutti, è una bella occasione di essere qua tutti insieme per parlare di scienza, è una delle cose che mancano in Italia e dunque questa è una grande occasione per tutti noi di avere il premio Nobel Sir Harold Crotto che ci insegnerà tante cose, verranno anche i giocatori più tardi della Juventus con i quali si potrà giocare perché il professor Crotto ha vinto il premio Nobel, che è il più grande e bel premio che esiste per le scienze, proprio con queste sue ricerche. Questa ricerca è una particella che assomiglia a una palla di calcio. E dunque oggi avremo l'opportunità di giocare e imparare, perché una delle cose più importanti che si può fare alla vostra età, sia se uno è un maschio che una femmina, perché c'è bisogno sempre di più ragazze che amino la scienza, la matematica, è proprio quello di giocare. E giocando uno impara tante cose e si rende conto di quanto la matematica, la fisica, la chimica, che sembrano dei nomi complicati, sono in realtà delle cose molto più semplici. Dunque mi fa molto piacere di essere qua con voi e mi auguro che passiamo un bel pomeriggio divertendoci e imparando tante cose. Dunque iniziamo subito. Grazie. Okay, it's a buckyball workshop, and I'm going to start off with when I was at school. Okay? Benissimo, adesso partiamo con questo workshop del buckyball e io vi racconterò di quando ero a scuola io. I wanted to be Superman. Volevo essere Nembo Kid, Superman. So I put S on my shirt. But it was hard to fly. So I had to play tennis, okay, and gymnastics, and then I acted in a play, Henry V. Now I always tell young people, you shouldn't be an actor. I'm the handsome guy on the right. The guy in front, he stayed an actor. And if you're a scientist, you don't age as much, because he's very old now. Okay. Allora, io volevo essere come Superman, ma è molto difficile volare. Allora, siccome non sono riuscita a volare, appunto, ho deciso di provare il tennis e poi la ginnastica. E poi ho recitato in una commedia. Ho recitato qua, mi vedete, io sono quello bello. Io sono quello che sta recitando in Enrico V. Invece l'altro, quello brutto, è rimasto un attore, è diventato vecchio. Guardate com'è diventato vecchio, perché lui era a scuola con me. Invece far scienza, tien giovani, guardatemi me. Gandalf and I were at school together in the same year. Gandalf ed io eravamo a scuola insieme, eravamo nella stessa annata. Okay, this is me, and this is him. E guardate, go back. I'm much younger. Io sono questo, e lui, now go forward. E l'altro, io sono più giovane e più bello, quindi conviene farlo scienziato. Okay, I played with McConnell. And now, who is this? Io ho giocato col Meccano. Guardate, facevo cose di questo genere. Ma poi, adesso, vediamo, chi è questo qui? Qualcuno riconosce chi è la persona qua? Chi è? Ok, yes, and this is his famous equation. Sì, e questa è la sua equazione, Einstein, e la sua equazione la vedete. But he didn't actually do that, it's the wrong person. Ma non è lui che l'ha fatto, è la persona sbagliata questa. The person who did it is this. La persona che l'ha inventata è questo che l'ha scoperta. E Einstein, giovane. In fact, he was 17. A dir vero, aveva 17 anni quando ha fatto la sua scoperta. When he first thought of traveling at the velocity of light. Quando ha pensato all'importanza di viaggiare alla velocità della luce. He explained how the sun shines. Ha spiegato come brilla il sole. And who is this? E chi è questo? Anybody know? Qualcuno lo sa chi è questo? This is Darwin. Questo è Darwin. And he was a young man. Ma anche lui era giovane. When he showed that we evolved from animals. Quando è riuscito a dimostrare. And this is Maxwell. Che noi siamo il prodotto dell'evoluzione dagli animali. E questo è Maxwell. E questo è Maxwell when quando era giovane. That electricity and magnetism and light were all related.
e lui ha dimostrato che l'elettricità, il magnetismo e la luce erano in rapporto tra di loro, erano correlate, legate tra di loro. And that led to the mobile phone. E questo è quello che ci ha permesso di arrivare ai telefonini mobili, ai telefonini oggi. Now, when you go to school and go to university, do many things, not just science, not just art. I did drawings. These are some of my paintings. Quando sono andata a scuola, quando sono all'università, non ho studiato solo scienze o solo arte, ho fatto tantissime cose. Facevo dei disegni io. Questi sono alcuni dei disegni. Anche voi dovete fare tante cose. I designed this stamp. Io ho fatto il design di questo francobollo. And what's more, 99% of your genes are the same as this animal's. This is my favorite animal. This is my cousin. E in più, non dimenticatevi che il 99% dei vostri cromosomi, dei vostri geni, sono in comune con quello lì. Quello lì è un signore che mi è molto simpatico, è mio cugino. This is your cousin. È anche cugino vostro. Isn't he nice? Simpatico, vero? He's a Juventus supporter. È un fan della Juventus. Yes! Okay, this is another cousin, a frog. Ecco un altro cugino, una rana. Anche questo lo amo. 50% of your genes are the same as fruit flies. Non dimenticatevi che il 50% dei vostri geni and è maggots. Lo stesso di quelli che hanno o le mosche o i vermi. You're related to these. Sono vostri parenti. And you're related to a pumpkin. Ma siete anche parenti delle zucche. And what's more, 230 million years ago, South Africa and America and South America were related. They were interlocked. And as they moved apart, the fossils have moved apart too. The same fossils of 230 million years ago are in South America and in Africa. E cosa che ancora più importante, che 230 milioni di anni fa l'Africa del Sud e l'America Latina erano un unico blocco. E poi, quindi, tutte le cose che c'erano nell'America Latina c'erano anche nell'Africa Meridionale. Poi si sono separati e noi lo sappiamo perché ci sono dei fossili che sono esattamente gli stessi sia in America Latina che nell'Africa del Sud. These workshops have been held all over the world. Questi workshop si fanno in tutto il mondo. To India, to the UK, to South America, to Iceland, in California, in Mexico, in Iceland, Malaysia, in Australia. And this is a logo for Buckyballs down in Australia, with Manchester United, with Diego Forlan, and today with our people from Juventus are going to be here, okay? Questi tipi di workshop, come quello che fate voi, li ho tenuti in tutte le parti del mondo, in India, nel Regno Unito, in Sud America, in Islanda, in California, in Messico, in Islanda, come dicevo, in Malesia, in Australia. Ho fatto vedere anche il logo prima dell'Australia. L'abbiamo fatto col Manchester United e oggi lo facciamo con gli amici della Juventus. So what are you made of? You're made of atoms. Small atoms. Di che cosa siete fatti? Siete fatti di atomi, di piccolissimi atomi. The atoms are so small you can't see them even with the best. E gli atomi sono così piccoli. Your main atoms are carbon atoms. I vostri atomi sono così piccoli che non li vedete neanche. Gli atomi più piccoli sono quelli di carbonio. Non riuscireste neanche a vederli con una lente di ingrandimento. Ma siete fatti tutti di carbonio. Say carbono. Dite carbonio. So come on. Ditelo, carbonio. I can't hear you. Non vi sento. No, non louder. Vi sento, più forte. Can you hear that? No. Could you hear that? No. We couldn't hear it. Non sentivamo nulla. That's better. Nitrogen atoms. Azoto. No. Oxygen atoms. Ossigeno. Hydrogen atoms. Idrogeno. Can't hear you. Idrogeno, non vi si sente. They stick together. Gli atomi si attaccano l'uno agli altri. Water has two L'acqua hydrogen ha and one oxygen atom. Atomi di idrogeno e uno di ossigeno. In air there are oxygen molecules. Nell'aria ci sono delle molecole di ossigeno. Oxygen molecules. Io vado in un po'
Can't hear you. Molecole di ossigeno, non vi sento. Molecole di ossigeno. Nitrogen. Azoto. Water molecules. Acqua, molecole d'acqua. That's why we call questo it H2O. Questo è il motivo per cui si dice H2O. H2O. They're very tiny. E sono molto piccole le molecole di H2O. There are a lot in water. Ce n'è tantissime. There are 100 milioni di molecole d'acqua in un bicchiere d'acqua. We're all made. Siamo tutti fatti di tantissime piccole molecole. E questa è la penicillina. Una delle molecole più carine è il buckyball. Eccola. Buckyball. Say this. Ditelo, buckyball. Okay.